Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Minecraft. In questo nuovo video sarà una serie single player, una serie single player in cui inizierò dalle basi, come costruirsi una casa, come sopravvivere la prima notte, fino a, spero, a costruirsi una bella casa. Non so, una bella casa, andare nel Nether, quindi trovare diamanti, eccetera. Partiamo subito. Creiamo un nuovo... Aspettate che metto in italiano. Italiano. Eccolo qua. Giocatore singolo. Creiamo un nuovo mondo. Chiamiamo YouTube. Canesse bonus. Biomi grandi. No, si è fatto creare molto. Benissimo. Ci metterò un po' perché è la prima volta. Ed è così. Bene, bene. Allora. Bello spawn. Oddio. Quindi aspettate. Oddio. Sono spawnato a metà tra un blocco e l'altro. Basta. Ok. Però la cassa bonus, dove è andata, eccola. Senza torce, che strano, di solito. Bene. Perfetto, iniziamo pure a fare le cose essenziali. Cioè prendere un po' di legno. Prendiamo un po' di legno. Vedo già anche un po' di cibo, molto bene. Allora, così vediamo subito. Intanto visto che c'è già molto cibo, quindi una cosa molto ottima. Dato che Minecraft non ci vuole molto perché venga notte, iniziamo subito con andare in grotta. Già visto, facciamoci tipo un'entrata del genere, molto molto soft. Allora, ta ta. Perfettissimo. Facciamo così. Guardiamo un po'. Ok. Molto soft. Molto molto soft. Allora. Molto così. Non fate caso. Allora. Dunque. Allora, intanto creiamo del legno, facciamo un crafting table. Poi mettiamo la nostra crafting table all'interno. Così, poi facciamo stick, ce l'abbiamo già. Facciamo un piccone di pietra. Andiamo a vedere se dentro quella caverna troviamo un po' di carbone. Oddio, bella grande sta cavernina, eh? Dai, non chiedo molto. 2-3 pezzi di carbone. Dai, non chiedo molto. Più vuota, ecco il carbone. Del ferro ci interessa il giusto. Allora andiamo subito del carbone, prendiamone un po'. Così possiamo fare un po' di torce. Allora, oh, guardate quanto carbone che c'è qui. Ok, fatto. Adesso il problema è come tornare di là.
Cube, bellissimo. Oddio. Benissimo. Perfetto. Allora. Dunque. Carbone, eccolo qua. Facciamo, mettiamo subito un po' di luce dentro questo abitacolo. Tac tac. Perfetto. Facciamo subito una bella porcina da mettere di fuori. Allora, benissimo. Oh, successo. No, decisamente sbagliato. Devo mettere dall'interno. Decisamente perfetto. Molto ok, molto brutta la nostra casa, ma vabbè. Prendiamo intanto dentro questa e direi di prendere un po' di cibo, anche se ne abbiamo già abbastanza. Sì, e va bene. Allora prendiamo, allarghiamo un po' qua nostra bellissima casa buco. Allora prendiamo subito, intanto faccio anche una fornace, dopo sistemo tutto, non vi preoccupate che non lascio tutto così brutto. Questo lì e questo qui. Questa la faccio stanotte, tanto stanotte mi avrò di tempo, direi che pecore non ne trovo. Vediamo più o meno che ore sono, mezzogiorno, perfetto. Va molto bene. Guardate che sono tanti di questi maialini. Allora, approfittiamone e prendiamo subito. Oddio. Allora, in teoria l'ideale sarebbe trovare una bella pecora, ma dato che la pecora noi non la troveremo sicuramente, intanto andiamo in questa direzione. Ricordatevi, un consiglio diciamo che vi do è quello, se, quando andate in esplorazione, una volta che avete preso una direzione, tenete quella sempre quella, così vi aiuterà a tornare a casa poi quando... aiuterà a tornare a casa. Adesso io qui, dato che c'è una montagna, devi un attimo... E direi che dopo posso anche tornare a casa per un altro po' di maialini. Oddio. Sei scappato. Perfetto. Ultimo. La musichetta è partita, la musichetta di Minecraft. Perfetto. Quanto ne ho? 18, perfetto. Lupo. Andremo poi a prenderlo. Due, bene. La pecora non l'abbiamo trovata, ma vabbè, non è un problema. Questa notte non so cosa faremo, ma ci inventeremo assolutamente qualcosa. Oddio, vedete, ho già perso casa mia? No. Ok, non l'ho perso. Allora, oddio, ok, è qua. Oddio, sì, no, oddio mio, ho perso casa mia,
Adesso spero di ritrovarla. Stoppo il video quando la ritrovo. Oh, sto già ritrovato. Sì, ok, l'ho ritrovato. Allora, appunto stavo dicendo, andiamo a prendere un po' di... Oh, guardate la barra della fame, come siamo messi male. Prendo un altro po' di legno che potrebbe sempre servirci. Siamo abbastanza messi in maluccio. Però vabbè. Amen. Allora, direi di andare a prendere anche questo pezzo di legno, che non lo vogliamo far sentire diverso. E direi che rientrando in casa termino qui il mio video. Spostando questa cesta. Grazie per avermi seguito, continuate a seguirmi, grazie per aver visto questo video, continuate a seguirmi, a vedere i miei video, iscrivetevi, mettete mi piace e basta, cuocendo queste belle carni, concludo il video, ciao ciao, alla prossima!